voi lo scrivete con grande chiarezza tra quelle parole chiave del progetto e del modo con cui voi intendete il progetto, quel protagonismo responsabile. Quella è una delle parole chiave più importanti, perché mette insieme due questioni. Da un lato la necessità che i cittadini, attraverso le diverse articolazioni, quindi individualmente, attraverso le associazioni, attraverso gli organi di categoria, siano protagonisti del cambiamento e del futuro. Questo è essenziale. In una società come la nostra, sempre più aperta, sempre più dialogica, non ci può essere una separazione tra chi ha, diciamo, la responsabilità di governo e chi poi invece quotidianamente vive la nostra città. Quindi il protagonismo è fondamentale, ma un protagonismo che diventa responsabile, quindi non più soltanto ascolto, ma un ascolto che in qualche modo sposta una porzione di azione, di attività, di controllo, di accuratezza e segnalazione delle criticità sulle stesse persone che hanno individuato gli obiettivi. Questo è un elemento che cambia radicalmente il modo con cui pensiamo ad una città, mettendo insieme il civismo, il protagonismo della cittadinanza, ma anche una porzione di responsabilità. Lo sta facendo negli ultimi anni, a partire dal 2014, Parigi, con un successo straordinario di iniziative che non solo individuano progetti, ma chiedono alla comunità, che in qualche modo ruota attorno a quel progetto, di farsi carico della gestione, dell'attuazione, del controllo e della qualità di quel progetto. Credo che questo sia un elemento fondamentale. Venendo a Mondello è uno dei luoghi più interessanti, una sorta di grande laboratorio a cielo aperto, perché qui si concentrano molte delle questioni che poi trovano anche in altre parti della città la loro realtà. Non dimentichiamo che Mondello è nata non come stazione balneare o stabilimento, è nata secondo una visione di città giardino. E questo è un elemento importante, cioè tutta questa comunità, tutto questo luogo non era soltanto un luogo dove venire a fare il bagno, ma doveva essere in qualche modo un nuovo modello di città. Io credo che Mondello debba ripartire da questo, dall'offrire a questa Palermo ampia che diventa sempre più grande, sempre più città metropolitana, non soltanto un luogo dove venire la mattina, fare un bagno e andar via, ma un nuovo modo di vivere, di nuovo a contatto con la natura, che attinge questo straordinario potenziale che proviene dal mare, la bellezza di questo paesaggio, ma anche la possibilità di vivere la parte retrostante, mettendo insieme natura, mare, attenzione e cura. Ecco perché secondo me nel progetto per la Mondello dei prossimi anni, delle prossime settimane, io non lo vedo un progetto a lungo termine, io lo vedo come un progetto che ha un orizzonte lungo ma che può cominciare domani. Io immagino che quest'acqua che noi vediamo qui confinata nella linea della Battigia possa in qualche modo invece essere presente in molte altre parti della città, facendo tornare l'acqua un elemento caratteristico di Mondello. Io lo immagino così, lo immagino come un quartiere della città. Se ricordi bene, qualche tempo fa noi iniziammo un progetto insieme che volendo era un compagno che quello, la comunità partecipazione, la Sicilia HD, che attraverso gli strumenti dell'università mettevamo in cantiere i tanti laboratori, esatto, del turismo e della cultura. Esatto. Quindi già 3 anni fa noi pensavamo, è vero? È proprio così, ma perché la grande sfida non è soltanto andare a individuare e indicare quello che non funziona, quello dovremmo continuare a farlo, non c'è dubbio, ma dobbiamo riconoscere quello che invece già oggi è una buona pratica, una pratica di successo, è un'iniziativa importante, è il segnale della vitalità di una comunità. Quello che a me piace chiamare il diverso presente, perché se noi guardiamo sempre il futuro ritenendo che il presente non ci piaccia mai, noi stiamo spostando in avanti gli obiettivi. Invece alcune cose vanno iniziate subito. Quella di oggi per me non è soltanto un'occasione per ascoltare e confrontarci, è un'occasione per iniziare a fare qualcosa. Dalla discussione di oggi, secondo me, una prima parte del progetto, una prima goccia di questa liquefazione, questa fluidificazione di Mondello, secondo me verrà messa.